Bentornati ai nostri spettatori sui canali di Psicologia Fenomenologica. Ciao Cecilia. Ciao. Sono qui con Cecilia Esposito questa sera per un altro intervento nella nostra rubrica Incontri di Psicologia Fenomenologica per parlare con Cecilia di Max Scheler e la schizofrenia. Vi presento prima brevemente Cecilia, che ha un curriculum già molto lungo, pur essendo molto giovane, quindi lo abbrevierò. È psichiatra e psicoterapeuta specializzata alla scuola di Firenze, la scuola fenomenologico-dinamica, dove ci siamo conosciuti. È già laureata in filosofia con una tesi su Sartre e Merleau-Ponty. Attualmente è ricercatrice all'Università di Pavia. Ha pubblicato diversi articoli scientifici e stasera ci parla di Scheler e la schizofrenia. Sono contento di riprendere questo argomento, Cecilia, perché in realtà è un po' un fil rouge che si è venuto a creare spontaneamente negli ultimi incontri che abbiamo fatto. Abbiamo parlato durante il secondo incontro della teoria, diciamo, della posizione dell'uomo nel cosmo, in realtà, nel secondo incontro con Gianluca D'Amico, e la settimana scorsa con Giuseppe Ceparano è tornato alla ribalta Scheler, no? È la sua filosofia dei valori, o fenomenologia dei valori, non so se la posso definire così, perché Lopez y Bor la riprende nel suo trattato di psicopatologia. Quindi è un po' ritornato e sono contento di riprenderlo questa sera con te. Se ci dici qualcosa un po' su Scheler, e magari sul rapporto tra la sua visione e la schizofrenia. Sì, Giuseppe, intanto grazie ovviamente per questa occasione, anche e soprattutto perché mi fa piacere sentire che Max Scheler, diciamo, è stato un fil rouge in questi incontri, come del resto avevo anche un po' intuito sentendoli, perché in realtà di Scheler si parla poco, nel senso si parla meno che di altri fenomenologi, forse c'è un po' una riscoperta negli ultimi anni e questo effettivamente è un po' un peccato, nel senso che è stato uno dei grandi fondatori della fenomenologia insieme a Husserl, poi è stato appunto un po' dimenticato, insomma, per via, insomma, preminenza del pensiero di Husserl, e invece ha tantissimi elementi anche molto gravi di implicazioni cliniche, quindi è bello insomma che si ritorni a pensare anche a lui. Ecco. E se devo diciamo partire in generale, ci sono alcuni concetti diciamo della filosofia di Scheler che diciamo sono importanti da chiarire prima e poi magari insomma se siete d'accordo poi andiamo avanti insieme sulle ripercussioni più cliniche, ok? Sì. Il concetto, diciamo, più basilare di Scheler, più originale della sua filosofia, è l'idea dell'affettività originaria, ovvero del fatto che tutti gli esseri viventi partecipano, per il semplice fatto di essere esseri viventi, a una forma di esperienza apatica, okay, comune a tutti gli organismi, comune, diciamo, alla vita stessa, con un suo linguaggio e una sua modalità espressiva. È stata chiamata in vari modi, è stata chiamata rete biosemiotica, è stata chiamata grammatica dell'espressione. Sostanzialmente si basa sull'idea che ci sia appunto una sorta di grammatica comune nelle capacità espressive e affettive di tutti gli organismi viventi, indipendentemente, diciamo, dall'evoluzione, dal grado, dalle caratteristiche poi specifiche, ok? E la cosa fondamentale è che questa dimensione è preindividuale, cioè è una sorta di partecipazione della singolarità di ognuno a un'affettività appunto originaria generalizzata. Questo concetto è molto interessante perché si parla molto di intersoggettività, di intercorporeità ed è un aspetto anche fondamentale nel nostro lavoro terapeutico fare caso a questa danza tra le soggettività, la danza tra i corpi, ma spesso non ci si chiede, diciamo, su cosa si basa questa possibilità della coesistenza. L'idea di Scheler, che a mio parere è molto credibile sostanzialmente, è che ci sia, è che la base, diciamo, di questa coesistenza stia proprio nel fatto di possedere un linguaggio comune che permette, diciamo, una comprensione prima ancora che preriflessiva, ok? Per cui, per esempio, diciamo, un'evoluzione della prospettiva scheleriana vede l'individualità non solo come distinta tra
un minimal self preriflessivo e un narrative self riflessivo, ma vede anche diciamo una terza figura che è ancora a monte rispetto al sé preriflessivo, che alcuni hanno definito proto-self, che è appunto semplicemente la possibilità del singolo di partecipare a questa rete biosemiotica della vita stessa, ok? Mm-hmm. E questo concetto è un po', diciamo, il punto di partenza poi di tutte le declinazioni anche molto interessanti del pensiero di Scheler. E, per esempio, è il punto di partenza della sua teoria sull'empatia, che forse è la parte più nota, famosa, anche forse una delle più interessanti del suo pensiero, ovvero nelle diverse teorie dell'empatia e della teoria della mente che sono state poi proposte negli anni, diciamo che c'è la teoria della teoria, sostanzialmente, che è una teoria, diciamo, prevalentemente cognitivista, che sostiene che noi abbiamo, diciamo, una struttura cognitiva di quello che dovrebbero provare gli altri in determinate situazioni, che quindi applichiamo questa cosa in qualche modo top down nel momento in cui ci troviamo di fronte a qualcuno che ha un vissuto emotivo, e in questo modo comprendiamo di che vissuto emotivo si tratta. L'altra teoria è la teoria della simulazione, che è una teoria che nasce soprattutto con lo sviluppo della conoscenza rispetto ai neuroni specchio, ed è una teoria rispetto alla quale in realtà noi in qualche modo incarniamo il sentimento dell'altro simulandolo più o meno volontariamente dentro di noi, ovvero la capacità di comprendere che il pianto veicola la tristezza dipende dalla capacità proprio motoria dei nostri muscoli facciali di dare un'espressione di pianto, ok? Vedere un'altra persona che piange attiva in noi, anche se ovviamente a un livello molto più basico, gli stessi stimoli motori come se piangessimo noi, e quindi in questo modo, secondo alcuni volontariamente, secondo alcuni involontariamente, noi arriviamo alla comprensione dell'emozione dell'altro. Queste, diciamo, sono due teorie che vanno per la maggiore. La teoria di Scheler è un pochino diversa, nel senso che si parla di apprensione diretta dell'empatia dell'altro, e appunto la sua base è proprio questa dell'affettività onipatica, ovvero l'idea che noi tutti partecipiamo a una sorta di substrato comune, ok, che ci permette di capirci, e ci permette di capirci non solo tra uomini, cosa che potrebbe essere spiegata anche in altro modo, ma per esempio mi permette anche di capire che, non lo so, un cane che sta piangendo sta provando dolore, e quello è più difficile pensare che sia veicolato dall'espressione facciale del cane che io ripeto dentro di me, nel senso, poi si può sostenere tutto, però diciamo effettivamente nel momento in cui noi abbiamo a che fare con un'empatia non solo verso altri esseri viventi, ma verso altri, cioè scusate, non solo come verso altri uomini, ma verso tutti gli esseri viventi, questo fa pensare che esista una sorta di linguaggio comune che sta prima sostanzialmente della definizione delle specie, sta prima anche della definizione individuale. Okay? Quindi questo, diciamo, era il primo elemento più ricco. Diciamo che, quindi, è una teoria che collega anche molto la fenomenologia direttamente con un approccio evoluzionistico, insomma, no? Che tiene in considerazione tutte le specie, non solo l'essere umano in qualche modo. Sì, è una teoria più emergentista, direi, cioè secondo l'idea che si raggiungano livelli di complessità sempre maggiori, ma in qualche modo poi ci sia una ricaduta, e addirittura, secondo Scheler, il nucleo stesso dell'appartenenza al mondo della vita è questa espressività, è la possibilità di accedere a questa forma di espressività che invece gli oggetti non possono veicolare. Che possiamo definire biosemiotica, giusto? No? Quindi un'espressività. Sì, è uno dei modi in cui è stata chiamata la rete biosemiotica, oppure appunto la grammatica dell'espressività, dà comunque l'idea di una sorta di premessa. Okay, una sorta di premessa di significati che sono di partenza condivisi e che poi in ognuno di noi si declina in modo specifico, sostanzialmente. Ok, quindi già, diciamo, ci dai un'idea di che cos'è un po' la filosofia di Max Scheler, e certamente
avvicina molto la fenomenologia alla teoria inattivista, all'approccio di Varela, e in qualche modo di Thompson anche, che negli ultimi anni ha scritto molto su questi argomenti, ma diciamo, quello che il versante che vogliamo prendere questa sera è la declinazione psicopatologica, no? Della teoria di Scheler. Quindi la domanda è: cosa ha a che fare tutto questo con la schizofrenia? In che modo una visione del mondo e dell'uomo di questo tipo si declina dal punto di vista della schizofrenia? Beh, allora, la prima declinazione psicopatologica interessante di questo pensiero riguarda la capacità di sintonizzazione con l'altro. Ok? L'idea è che proprio appunto la partecipazione a questa affettività originaria ci permetta non solo di comprendere in modo specifico, in modo empatico, l'emozione di chi ci sta davanti, ma anche di, come dire, sentir risuonare, sentire magari, come dire, il calore di un'atmosfera o sentire partecipare, diciamo, a una risonanza affettiva che va oltre l'individuale. Okay? Questo aspetto della risonanza e della sintonizzazione è un aspetto che è molto significativo se parliamo di pazienti schizofrenici, perché gran parte della psicopatologia descrittiva ha spesso utilizzato questo elemento addirittura in modo quasi diagnostico per la schizofrenia, cioè lo stesso Jaspers diceva che insomma, l'impossibilità di comprendere davvero appieno era ciò che distingueva la schizofrenia rispetto agli altri disturbi. E anche se poi la fenomenologia, diciamo, ha superato questa visione, però noi tutti comunque continuiamo a rifarci all'idea del Precox-Gefühl di Rumke, cioè l'idea che davanti a un paziente schizofrenico, al di là di tutte le implicazioni nosografiche e diagnostiche che possiamo mettere in campo, noi percepiamo qualche cosa. Noi percepiamo un'assenza, una difficoltà di comunicazione, cioè la sensazione spesso è proprio di parlare con due lingue diverse, insomma, di non riuscire a sintonizzarsi affettivamente con l'individuo che si ha davanti, o almeno di riuscire a farlo solo a prezzo di una grande fatica, ok? Questo sicuramente è dovuto a una, come dire, una mancata condivisione dei valori comuni, ok? Ma questa mancata condivisione dei valori comuni su che cosa si basa? Cioè, nel senso, e quindi l'idea è proprio che i pazienti schizofrenici abbiano una difficoltà ad accedere a questo livello originario dell'affettività. Infatti, un'idea potrebbe essere che, riprendendo il discorso di Sass sull'iperriflessività, diciamo, se vediamo il suo modello, lui interpreta la schizofrenia non come, diciamo, è tradizionalmente vista, cioè come un fenomeno di irrazionalità, ma al contrario come un eccesso di razionalità che si sviluppa sulla base di un minimal self, di un self riflessivo che invece è debole e non riesce a, come dire, ad Sostenere, accedere in no? modo spontaneo e preriflessivo al mondo, no? E quindi c'è una compensazione riflessiva di questa cosa. Di nuovo, la teoria di Scheler permette non tanto di contrastare questa idea, che anzi è molto credibile, ma di fare un passo in più, cioè il difetto è davvero a livello del, se di difetto parliamo, è davvero a livello del sé preriflessivo o possiamo vedere che è ancora prima? Magari a livello di quel proto-self, magari già la strutturazione del minimal self risulta alterata perché non si riesce ad accedere, diciamo, alla condivisione originaria dei significati della vita. Ok? Questo spiegherebbe, diciamo, la difficoltà proprio di sintonizzazione che si ha con questi pazienti. Interessante il discorso che stai facendo e credo che non sia, diciamo, tipico anche negli spazi di riflessione fenomenologici sull'argomento, no? È molto più comune magari un ragionamento fondato sulla intercorporeità. O sulla l'attunement crisis, no? Per esempio, di cui parla Sanghellini in un articolo diventato famosissimo nel 2009, viene ripreso successivamente come una disconnessione tra i corpi, no? Fuchs lo riprende anche negli ultimi scritti, ma una visione del genere, ecco, porta come fosse proprio al cuore della relazione organismo-ambiente il problema della schizofrenia.
come Sì, se. secondo me è particolarmente interessante perché non si tratta di un modello alternativo che manda all'aria tutta questa costruzione condivisa di conoscenze che la fenomenologia ha messo in campo negli ultimi anni. Si tratta di uno sguardo diverso, cioè guardiamo un po' più a monte. Certo, c'è la schizofrenia, una patologia dell'embodiment, certo, c'è la Turman Crisis, ci sono tutte queste cose, ma qual è, diciamo, la base su cui si poggiano, e secondo me Scheler fornisce una possibilità, un'interpretazione, diciamo, di questa base, che permetterebbe di spiegare meglio alcuni fenomeni, ecco. Interessante anche l'idea di superare la concezione della simulazione incarnata, che in qualche modo comunque ripropone una divisione a se altro, no? Io tu. Invece una così profonda connessione che avviene a livello del sostrato biosemiotico su cui i proto-self si costruiscono. Rivoluziona, forse approfondisce le nostre conoscenze, come stai dicendo tu. E quindi la schizofrenia sarebbe una desincronizzazione a questo livello, Sì, fondamentalmente, perché è un livello ancora più basico, diciamo. no? Secondo te, se ci puoi dire qualcosa su questo, dal punto di vista corporeo, no? Cioè, si dice molto che la schizofrenia è un problema, affonda le radici in un disembodiment della persona, in un disembodiment del self. Ma cosa vuol dire questo e come questa visione ci dice qualcosa in più? Allora, se posso, faccio prima una piccola premessa più filosofica, perché secondo me è necessario per andare poi a. Ok. Allora, un'altra, diciamo, delle declinazioni interessanti di questa teoria dell'affettività originaria di Scheler è l'idea che l'ambiente intorno a noi abbia delle, le chiamano marcature valoriali. Ok? Ovviamente non bisogna intendere valore, in un senso etico. Okay? Dobbiamo proprio intendere valori nel senso più originario di più o meno. Okay? Diciamo che l'affettività originaria non ha solo, diciamo, lo scopo di creare una condivisione tra gli esseri viventi, anzi, in qualche modo questo è quasi un effetto secondario. Il ruolo, diciamo, che la partecipazione a questa affettività ha per il singolo individuo è il fatto di, appunto, creare un ambiente. Creare un legame con l'ambiente che sia un legame connotato affettivamente, connotato da, appunto da queste marcature valoriali, che sono, diciamo, a livello più basico, molto semplicemente il fatto di essere attratti da ciò che ci dà piacere e da essere invece, cioè da tendere ad allontanarci da ciò che invece ci dà dispiacere o sofferenza, ok? Questo, diciamo, è il livello più basico. Però, in qualche modo, noi veniamo al mondo con una sorta di insaturazione di queste marcature valoriali. Dobbiamo costruirle sicuramente nel nostro processo di crescita. Alcune di queste le acquisiamo dal punto di vista educativo, osservando i modelli di riferimento intorno a noi. Però di fatto quello che avviene è che progressivamente l'individuo si costruisce una visione del mondo, che è una visione del mondo che non è una visione neutra. È una visione carica affettivamente, è una visione del mondo come un mondo di possibilità, di affordances. Non è semplicemente un mondo esterno, è un mondo che ha a che fare con le possibilità del nostro corpo, con le possibilità di movimento che noi abbiamo nel mondo. Infatti, addirittura l'idea del proto-self potrebbe corrispondere a un discorso di life schema, cioè di schema motorio quasi, sensitivo e motorio dell'essere vivente, che appunto mette in campo questi movimenti originari di ricerca del piacere e di fuga del dolore, sostanzialmente. Ovviamente questo avviene nei primi momenti ed è un sistema che però va complessificandosi nel tempo, quindi progressivamente noi costruiamo degli schemi dell'ambiente che ovviamente non sono più solo dei significati più o meno in relazione alla marcatura valoriale, ma tutto si colora di affettività intorno a noi e noi in qualche modo non possiamo vivere in un mondo che non abbia queste coloriture affettive, sono ciò che rende il mondo intorno a noi familiare. E infatti forse il senso di non familiarità è il senso di
profonda estraniazione che procura anche poi l'angoscia forte della Weinstimmung è proprio questa sensazione di non avere invece dei riferimenti nel mondo e degli schemi, diciamo, che possano regolare il comportamento. Se noi ci basiamo sull'idea che lo schizofrenico abbia a monte una difficoltà di partecipare all'affettività originaria della vita, questo si declina inevitabilmente nel fatto che non ha una percezione condivisa valoriale con le altre persone. E questo può spiegare diverse cose, nel senso che da un lato può spiegare appunto di nuovo la difficoltà di sintonizzazione e anche la profonda solitudine in cui lo schizofrenico vive, non solo rispetto ai curanti o alle persone di riferimento, ma mi fa sempre pensare una frase sul fatto che nessuno schizofrenico delira in gruppo, ok? Voglio dire, c'è una sorta di solitudine assoluta nell'adesione a un mondo delirante o comunque estraneo, ok? Che però non può essere condiviso. La non condivisibilità è uno degli elementi che caratterizza il delirio più a fondo. Okay. E questo di nuovo è un elemento in questo senso. Infine, molte teorie hanno sottolineato come la persona affetta da schizofrenia in qualche modo percepisca una disorganizzazione degli stimoli e delle pulsioni dentro di sé, che quindi non possano essere direzionate a un obiettivo, come se pensassimo a una pulsione che anziché orientarsi in una direzione si diffonde. Okay. E diffondendosi tutto si carica di significato, però alla fine niente viene davvero investito di un significato univoco. Okay? E questa frammentazione è già una frammentazione a livello dell'Heim-Schema, è già una frammentazione a livello del sé corporeo, sostanzialmente. Sì, abbiamo provato a scrivere qualcosa insieme, no, su questa questione, sulla frammentazione dell'Heim-Schema nella schizofrenia, perché come dicevi, la rottura, che è una rottura dei confini del sé corporeo, ma una rottura anche interna del sé corporeo, delle parti che lo costituiscono, sembra quasi generare delle contraddizioni interne nello schema corporeo, che poi è una cosa che non solo ha un significato dal punto di vista fenomenologico, come stai dicendo e descrivendo, ma anche dal punto di vista riportata molte, molte volte nel campo della psicoterapia corporea, per esempio delle psicosi e delle schizofrenie, no? Sembra quasi che le parti del corpo non funzionino all'unisono, non assurgano ad unità e non vadano a costituire un'organizzazione in grado di relazionarsi al mondo ambiente in maniera strutturata ed integrata. Volevo riprendere quest'ultimo pezzo del discorso che stavi facendo, questa terza parte del discorso molto complesso che stai facendo, ma che io trovo aderente con la clinica, con la pratica, insomma, con la vita quotidiana dei pazienti delle comunità terapeutiche, per esempio. L'ultimo discorso che facevi era sull'impulso vitale, no? Praticamente, sul Lebensdrang, come lo definisce Scheler, cioè l'idea che l'impulso vitale che promana dal corpo individuale, nel caso della schizofrenia, non riesca a trovare una direzione verso cui muoversi e verso cui espandersi. Che cosa vuol dire questo? E secondo te, perché questo è utile a uno psichiatra o a uno psicoterapeuta? Cioè, perché sapere questo ha un senso per uno psichiatra o uno psicoterapeuta? Beh, allora, sicuramente il venir meno dell'Elan Vital di Minkowski o dell'Lebensdrang di Scheler sono tutti concetti che in qualche misura si sovrappongono. È una delle caratteristiche più nucleari della schizofrenia, soprattutto nel momento in cui non ha quella manifestazione acuta, ma si poggia sostanzialmente nella cronicità e nelle fasi residuali, che sono, diciamo, quelle che forse ci spaventano di meno perché sono meno esplosive e catastrofiche, però alla fine
sono quelle che effettivamente poi danno un impatto di sofferenza molto più marcato per questi pazienti e determinano davvero il loro autismo, il loro isolamento sociale, eccetera, eccetera. Io penso che rendersi conto di questo sia anche molto importante per i clinici, perché noi spesso abbiamo l'abitudine di appunto preoccuparci solo del sintomo positivo e cercare di spegnerlo, ok? Parlo per esempio degli psichiatri, io stessa sono psichiatra, ok? Noi ci preoccupiamo quando vediamo una schizofrenia florida, quando vediamo una sintomatologia psicotica marcata e vivace, ok? E il nostro primo obiettivo è sempre quello di cercare di abbassare questa tensione emotiva e sicuramente abbassarla è una necessità. Ok, ed è una necessità abbassarla anche dal punto di vista farmacologico. Però non dobbiamo, secondo me, mai dimenticare che quella spinta che crea il sintomo delirante è la stessa spinta vitale che ha quel paziente, che se noi la esauriamo anche farmacologicamente, alla fine non è solo una questione di preminenza dei sintomi negativi che si viene a creare, ma in qualche modo noi spegniamo quella fiammella che ovviamente, voglio dire, era direzionata in un modo alterato e dava non sto dicendo ovviamente che non bisogna trattare i pazienti Certo, schizofrenici, ok? Però certo, che spesso noi puntiamo al tentativo di risolvere completamente il sintomo più manifesto, certo. ma alle volte arrivare al 100% di quella risoluzione vuol dire togliere quel tantino che invece è impulso vitale di quel paziente e che invece gli aiuterebbe, lo aiuterebbe magari a mantenere una vitalità, ecco, pur nel mondo di deserto che in realtà si trova a vivere. E questo, secondo me, è qualcosa che dobbiamo tenere a mente. Alle volte siamo noi a dover tollerare di non riuscire, di non, non dover curare tutto, ok? Tollerare che un piccolo delirio, una piccola spinta in quel senso può essere anche un elemento di vitalità di quel paziente, che non dobbiamo per forza eliminarlo. Assolutamente. Sono contento di ritrovare anche in te, diciamo, uno spirito critico rispetto all'uso della farmacoterapia, nel senso che proponi qualcosa che è, diciamo, come fosse, no, di supporto al processo vitale della persona e magari anche al processo terapeutico della persona e non qualcosa che invece serve per far funzionare la persona nel mondo, risolvere un sintomo permettergli di lavorare, no? Per dire, a volte le crisi psicotiche più acute sono i momenti più preziosi per i pazienti. Sì, noi tendiamo a dimenticare che il sintomo è anche un'opportunità di vedere cosa c'è sotto tutta quella cenere. Ed è ovvio che nel momento in cui il sintomo diventa troppo forte, troppo invalidante, impedisce anche un lavoro psicoterapeutico. È ovvio che a quel punto bisogna abbassare il volume, ok? Però tenere a mente che quella non è solo una parte negativa del paziente, ma è la sua modalità patologica, però di espressione di un istinto vitale. Questo è qualcosa che secondo me dobbiamo tenere a mente per non perdere. C'era un'ultima cosa, se posso, Ah, Giuseppe, che volevo certo. dire, che secondo me appunto è una conseguenza di tutto ciò, però è un'altra delle cose veramente molto interessanti e molto originali del pensiero di Scheler, ed è che interpretando lui l'ambiente in questo modo, in cui fondamentalmente l'ambiente è carico di marcature valoriali, di affettività, eccetera, noi solo in qualche modo ci accediamo o non ci accediamo, lui sviluppa una teoria della percezione molto originale, che però è molto affascinante. Cioè, lui ha l'idea che la percezione non funzioni per sintesi di concetti o di percezioni che avvengono dall'esterno, ma avvenga con una selezione. Cioè, in realtà la percezione corrisponde a una selezione degli stimoli ambientali. Questo è, a mio parere, interessantissimo, nel senso che ci permette di spiegare tantissime cose, ci permette di spiegare, non so, per esempio, le forme allucinatorie nei casi di deprivazione sensoriale, ma ci permette anche di avere proprio una visione diversa rispetto all'allucinazione, di non pensarla come solo, almeno come una proiezione di qualcosa di interno che trova uno spazio esterno in una parte scissa e ricollocata del paziente, ma la possibilità di vederla come una
difficoltà di selezionare gli stimoli, una difficoltà di riconoscere quali stimoli sono rilevanti e non rilevanti. E questo ha poi anche una declinazione molto interessante nella teoria della salienza aberrante, cioè in qualche modo potremmo dire che è una teoria della salienza aberrante ante litteram, perché anche lì si ritrova questo aspetto di incapacità di riconoscere tra la figura e lo sfondo, questa percezione di tutti gli elementi come ugualmente significativi, ecco. Interessantissimo il discorso. Ci è arrivata una domanda che ti voglio mandare, ma prima vorrei provare a riprendere questo pezzo di discorso che fai sulla percezione valoriale in Scheler. Mi fa venire in mente, no, che in effetti la concettualizzazione di Stanghellini dell'informe, per come la sta proponendo, come l'ha proposta per esempio in Divina Presenza l'anno scorso, viene fuori come l'informe sia qualcosa di fondamentalmente indeterminato anche a livello valoriale, cioè è qualcosa che è insieme buono e negativo per il soggetto che lo percepisce, no? E in quello sta il suo fascino, la sua pericolosità, la sua incandescenza in quanto anche motore di vita. In qualche modo, forse sto azzardando e sto parlando un po' così a bambara, però mi fai venire in mente queste cose. Si può anche affermare che lo schizofrenico, la persona schizofrenica, entri in contatto con l'ambiente come se fosse prevalentemente informe, cioè come se gli stimoli che arrivano dall'ambiente fossero insieme negativi e positivi, e quindi lui non riesca a scindere bene o a dar forma, no? A un'esistenza in grado di prendere la sua direzione, ma resti bloccato dall'informe che poi si nasconde dietro le cose, come se la persona schizofrenica riuscisse a quasi guardare oltre la forma apparente, che in qualche modo ciò rende poi la situazione bloccata e non in movimento vitale, andare oltre e vedere quell'informe che c'è dietro e che Sì. paralizza. Allora, io penso che questo è sicuramente vero per le fasi più acute, come per esempio un discorso sulla Wahrnehmung, cioè nel senso, secondo me, effettivamente può essere vista come un momento in cui i significati, appunto la marcatura valoriale che noi diamo al mondo viene meno. E quindi in qualche modo abbiamo un contatto diretto con l'esperienza dell'informe e con tutta la sua portata di angoscia, trasformatività, inquietudine, eccetera. Ok? Penso che però sia troppo intollerabile, anche seguendo il pensiero di Stanghellini, io penso che un contatto con l'informe prolungato sia troppo intollerabile per la mente umana, anche per la mente schizofrenica. E io in realtà sono più dell'idea di vedere la costruzione di significato delirante come una ricerca di costruzione alternativa di senso che in qualche modo protegga da quello stato di angoscia e di contatto con l'informe, con l'indeterminato, che è troppo, troppo angosciante per essere sostenuto troppo a lungo, semplicemente. Sì, chiaro. Tu dici questa cosa vale per alcune fasi che sono quelle acute, diciamo, no? Di crisi, che poi sono forse le fasi di vera e reale frammentazione del sé corporeo. Nelle fasi successive, il Leib Schema si ricostruisce, riorganizza attorno forse a nuclei di significato che poi permettono un contatto con l'ambiente parziale, però Sì, semplicemente secondo me costruiscono un contatto con l'ambiente diverso rispetto a quello che abbiamo tutti noi. E quindi in quanto tale che nel momento in cui noi lo incontriamo, noi percepiamo tutte le storture dell'esperienza, la stramberia, ok? Deriva per l'appunto da Sì, questa differenza di linguaggio. pur non volendo dargli un giudizio negativo, per carità di Dio, però quella struttura corporea è comunque quantomeno più instabile, no? Di quella di una persona maggiormente integrata. È più instabile perché è più incoerente al proprio interno, quindi rischia di rientrare in una fase poi Sì, di. penso soprattutto che una volta che si frammenta, una volta rimane più sensibile, più a rischio di riframmentarsi. Certo. Ecco, questo sicuramente.
Grazie Cecilia, ci hai dato un bel quadro della situazione. Ho un paio di domande che ci arrivano da casa e quindi mi taccio perché continuerei a farti domande, a parlare con te di questo argomento, ma ti mando questa di Luca Sì. che ci chiede, Luca è emigrato, chiedo se si può chiarire a caratteri generali cosa distingue il proto-sé così descritto dal sé preriflessivo. Ok, allora diciamo che il proto-self sarebbe ancora più a monte del sé preriflessivo, ok? Il sé preriflessivo è già individuale, ok? C'è già, è già espressione di una singolarità individuale che partecipa al mondo appunto in modo preriflessivo, quindi diciamo spontaneo, intuitivo nella sua relazione con il mondo, ok? Il proto-self è come se fosse ancora più a monte, quindi è una partecipazione pre-individuale, diciamo, alla comunità espressiva della vita, sostanzialmente. Credo che il nucleo sia proprio il fatto che sia pre-individuale, ok? È una sorta di parte di noi che partecipa a qualcosa di sovraindividuale. Molto interessante il discorso, a questo livello, perché come dicevi tu, supera tutte le difficoltà delle teorie dell'empatia. Anche quelle fenomenologiche come la simulazione incarnata, anche come per esempio quella di Husserl dell'alter ego, non c'è bisogno di pensare a tutto quello, c'è una connessione di base, poi dopo ci riusciamo a sintonizzare a livello individuale o meno, Certo, ok, certo. però c'è una connessione di base, ok, mi taccio di nuovo e ti riporto un'altra domanda che è arrivata in diciamo in privato, quindi non te la posso mandare in diretta sullo schermo, te la leggo. È Mi aspetto Stefano. che non sia di Stefano. Ah, ecco. No, purtroppo è di Stefano. C'è A anche Stefano io non rispondo. qualche altro apprezzamento diretto per te dai social, ma non te lo mando perché so che poi ti intimidisci, insomma, ti imbarazzi. Quindi ti faccio direttamente la domanda di Stefano. Complimenti alla dottoressa Esposito. Quale crede che dovrebbe essere l'atteggiamento del terapeuta per poter raggiungere e riflettere intorno a questa vulnerabilità protopatica? Interessante il discorso. Cioè, l'atteggiamento del terapeuta, quale deve essere per poter cogliere e arrivare a questo protoself? Beh, allora io penso che l'aspetto più importante che possiamo portare a casa noi terapeuti da un discorso di questo tipo è il fatto che quando noi comunichiamo comunque con il paziente, la gran parte del nostro lavoro è verbale, ok? Però stiamo lavorando, come dire, molto a valle rispetto al problema, ok? Alcuni tipi di psicoterapie si sono concentrati sull'aspetto preriflessivo del problema, però in qualche modo questo non dà adito al fatto di pensare che c'è un discorso ancora più basico, ancora più a monte, c'è una difficoltà di apprensione del proprio corpo rispetto a questi pazienti. E quindi in qualche modo loro devono riappropriarsi del loro corpo prima, è in qualche modo una premessa al lavoro terapeutico, non dobbiamo dimenticare nel momento in cui lo mettiamo in campo che stiamo parlando con dei schema che sono frammentati, ok? Quindi in qualche modo dobbiamo lavorare molto a cercare di ricostituire, a cercare noi di dare una coerenza, ok, a questo livello prima di andare a lavorare sul lato preriflessivo, sul lato verbale, ok? È un'attenzione a una parte più anche più corporea dell'esperienza del paziente, perché è da lì che può ripartire una sintonizzazione. No, mi fai pensare, e quindi te la faccio la domanda, se questo argomento possa, se questa questione del proto-self, della connessione unipatica dell'esperienza, abbia secondo te a che fare con l'atmosferologia che oggi in psicopatologia in Italia sta prendendo piede grazie a Gianni Francesetti, per esempio, no? Sì, allora io penso proprio di sì, nel senso che in realtà mi è capitato di insomma parlarne con Tonino Griffero. In realtà lui sottolinea la diversità del suo approccio atmosferologico rispetto a Scheler. Però in realtà io penso che questo aspetto della marcatura valoriale dell'ambiente sia
sia fondamentalmente un discorso di atmosfere, ok? Di apprensione delle atmosfere anche ambientali, è un modo per familiarizzare con l'ambiente. E quindi io penso che sia un discorso che ha molto a che fare con questo, al di là di come poi i singoli filosofi vogliono definire l'atmosfera, però secondo me di quello stiamo parlando, ok? Nel senso che se non sono marcature etiche, ok, ovviamente diventano delle marcature che sono patiche. E che cos'è se non l'atmosfera, se non la marcatura patica di un ambiente? Quindi io penso che abbia molto a che fare. Perfetto, ok, quindi era una buona intuizione, insomma. Grazie Cecilia perché ci hai veramente offerto una panoramica, diciamo, molto complessa, no? Del pensiero di Scheler, però ce l'hai resa anche clinicamente rilevante, no? Quindi secondo me il discorso che hai fatto sarà risultato interessante per gli psichiatri, ma anche per gli psicoterapeuti che cercano di trovare nella fenomenologia qualche appiglio per costruire percorsi di cura. Spero che sia così e grazie di Sono questa sicuro, occasione. non era una speranza la mia, sono sicuro, abbiamo avuto qualcuno in diretta, ma sicuramente il video spopolerà, insomma. Grazie Cecilia, grazie mille. Ciao, ciao Giuseppe. Ciao a tutti.